Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In occasione di questo appuntamento, domenica prossima, negli spazi della Open House a Rosciano di Fano, verranno organizzati laboratori all'aria aperta e un momento di convivialità, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle prospettive e le possibilità a favore dell'integrazione nella società delle persone giovani e adulte con disturbi dello spettro autistico. Il 2 aprile vi aspettiamo a partire dalle 15:30 a Open House per un momento di condivisione insieme ai ragazzi inseriti appunto nel progetto Open House e ai protagonisti del progetto Solimai. E sarà un'occasione per toccare con mano il lavoro che stiamo svolgendo sia in entrambi i progetti, sia quello portato avanti a Open House che in Solimai, e quindi conoscere le persone che giorno dopo giorno lavorano attivamente alla creazione del progetto. Quindi metteremo proprio le mani in quello che è l'orto, il nostro orto aromatico, e avrete la possibilità di sperimentarvi insieme a noi. La nostra cooperativa, la cooperativa Labirinto, insieme alla cooperativa Gio, alla fondazione Noi Domani e all'associazione Onfalos, promuove questa iniziativa di presentazione di alcuni progetti, in particolare di un orto botanico che rappresenta, diciamo, l'occasione dell'inserimento socio-lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. A partecipare saranno gli utenti di servizi gestiti dai soggetti che ho citato, tra cui il Dopo di Noi, che è un progetto nato 2 anni fa a Fano, sempre dalla stessa partnership. Diciamo che per noi è molto importante questa occasione, perché è molto importante poter fare sensibilizzazione sulle tematiche legate all'autismo e alle sue conseguenze, e anche oltre, diciamo, alla giornata che viene nominata in questo modo. Il 2 aprile è una giornata importante perché abbiamo modo di constatare con mano cosa vuol dire mettere in campo delle progettualità innovative. L'abbiamo fatto in questo ambito territoriale sociale, SEI. Siamo partiti da Fano con un progetto sul Durante Noi e sul Dopo di Noi, che a Gimarra ha trovato ospitalità e quindi autonomia abitativa per 4 persone. E poi, grazie al PNRR, stiamo investendo anche su altri territori, Mondavio e Terre Riesche. Questo è un welfare generativo, perché appunto genera nuove risorse, nuove opportunità, nuovi percorsi di inclusione anche per le persone, in questo caso, affette da disturbi dello spettro autistico. Chiaramente c'è anche la parte invece di erogativa. Ogni anno l'ambito territoriale sociale 6 riconosce, grazie a delle risorse che vengono ripartite dalla regione, dei contributi alle famiglie che hanno familiari affetti da disturbi dello spettro autistico. In questo caso nel 2022 sono state 50 le famiglie che hanno ottenuto fino a un massimo di contributo di 1.900 euro.